Ciao amici, bentornati nel canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Minish Maui, ma potete chiamarmi semplicemente Maui, e oggi siamo qua per parlare di un nuovo gioco. Per chi fosse nuovo nel mio canale tratto principalmente videogiochi del mondo anime e manga e anche di tutto ciò che riguarda il Giappone. Oggi siamo qua con un progetto un po' particolare perché grazie a Riot ho avuto la possibilità di provare in anteprima Song of Nunu e League of Legends Story, un gioco avventura ambientato nel Freljord in cui il protagonista è Nunu e è qualcosa che si discosta dal classico mondo di LOL che siamo abituati con il MOBA, abbiamo visto anche il gioco di carte, la versione mobile di League of Legends con Wild Rift, TFT. Questa è una cosa ancora differente, è un adventure game ambientata all'interno di una delle grandi regioni di League of Legends, proprio il Freljord. E sono felicissima oggi di avere l'opportunità di provarlo in anticipo e infatti in questo video vedremo i primi passi di questo gameplay che io non ho ancora fatto e che quindi scoprirò in questo momento mentre lo registro per voi. Quindi io sono molto felice di avere questa opportunità e ringrazio ancora Riot per avermi passato in anticipo la possibilità di farlo. E niente, io vi auguro buona visione, buon divertimento e niente, poi ne riparleremo ulteriormente anche in live sul sito Viola dove mi potete trovare tutti i giorni dalle 14 in poi escluso il sabato o se no sugli altri miei social che trovate tutti in descrizione per rimanere aggiornati su tutte le varie cose. Niente, io vi auguro buona visione, vi ringrazio e spero che il gameplay vi piaccia. Ciao! Ed eccoci qua con Song of Nunu e League of Legends Story. Il gioco uscirà il 1 novembre sia tramite PC che su Nintendo Switch, dalla quale lo sto provando anche io in questo momento. Allora, iniziamo e andiamo subito su nuova partita. Sono molto emozionata perché io sono molto amante della lore di League of Legends e mi piace vedere anche come il mondo così bello possa essere, diciamo, utilizzato per creare anche contenuti così diversi da quello che è il League of Legends che conosciamo noi. Quindi sono molto molto felice. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Forge. Che bello, sono emozionatissima! Sono veramente un sacco emozionata! Ne approfitto per dirvi che non ve l'ho ancora detto di iscrivervi al canale se vi va per vedere tutti i prossimi video a tema videogiochi che posterò. Inizia già il gameplay da qua? Sì, sto camminando io. Ok. Ma quanto è bellino! Muovi le corna, amico! Piccolo, non si è nebbiato. Tutta la neve addosso. Poverino. Vieni fuori, per favore. Willump, ti vedo. Dov'è? Oh, eccolo. Oddio, ma è ferito? Resisti. Sto arrivando. Piccolo! Quello, stai bene? Rispondi, ti prego. Beh, allora se non stai bene, ruggisci, grugnisci, fa qualcosa. Piccolo! Quindi, alzati, ti prego. Quello! È la strega! Ah! 3 giorni prima! Questo cameo così non me lo aspettavo! 3 giorni Ricordati prima! Ricordati di me, Nunu. Ricordati del cuore del blu. Un fuoco per le tenebre. Una candela per la notte. Devi trovarlo, Nunu. Trovalo. E troverai anche me. Cerca la montagna alata. Trova il cuore del blu. Ok, ok. Bello, molto, molto suggestivo. Io spero facciano un qualcosa del genere per ogni singola regione dell'universo di League of Legends. Sarebbe una figata micidiale. Sei persona a ritrovare la madre perduta d'Aika. Il mio amico è Willump, l'ultimo degli Yeti. Insieme viaggia per il Freljord alla ricerca di Laika. Ok. Ok,
Ma quanto è carino e non ce la faccio! Ok, da qua ho la libertà di muovermi tranquillamente. Ok, c'è già il menu disponibile. Ok, continua, quaderno. Postazione di carica al tuo ultimo checkpoint. Va bene. Ma che bella è l'ambientazione. Vediamo un po'. Oh, bellissimo arcobaleno. Aia! Davvero divertente, eh sì. Ma possiamo correre più veloci? Viaggiamo insieme. Ma mi cogli sempre alla sprovvista. Cosa ha preso? Ah, sta mangiando, fantastico. Mangia rumorosamente. Bellissimo. Ok, così si salta. Però non posso correre. Che fa? Che bontà. Oh, ci ha dato la pop. Io mi sto per mettere a piangere. Sono troppo carini insieme. Sono veramente troppo carini. Ok, muovi la visuale. Ok. Ah, è un nono di neve. Guarda, è un... anzi, un Willump di neve. Che nono sono io. Vediamo. Bella fresca. No, questi uccellini che hanno. Mamma mia, bellissime con la coda arcobaleno. Pazzeschi. Sì, siamo finalmente qui. Quindi qua si può saltare. Ok. Me lo sento, Willump. Questa sarà la nostra più grande avventura. Per ok. Ora. E qua come salto il doppio? E io non ci passo. Ehi! Salvami! Oh mio Dio! Che carini! Niente paura, sono piccolo. È facile non vedermi. Vertigini! Ok, andiamo di qua. Vertigini parte 2. Eccoci qua. Sì, ho fatto un altro sogno sulla mamma. Quando mi parla nei sogni, mi sembra... Attacco. Sono ancora qui. No, vabbè. Dice sempre che devo trovare... Questo cuore del, cuore del blu, che era quello che gli diceva nel sogno. Ok, ho scattato. Alata. Montagna alata. Ah, qui ci sarà da fare scatto più corsa, probabilmente. Esatto. Poi di qua c'è vertigini parte 3. Ora vedremo a quante vertigini saremo arrivati alla fine. Comunque l'ambientazione è carinissima, veramente. Cioè, è proprio bello. Anche il, tipo, lo stile grafico, non lo so, mi piace tantissimo. L'avevo già visto dal trailer che mi piaceva un botto. Oh, le montagne lì davanti! Ah, è vero, alata! Perché sembrano delle ali. Bellissimo. Beh, è una montagna e quelle sembrano delle ali. Sembra quasi un uccello. No, è bellissima, raga. Dobbiamo avvicinarci. Andiamo! Ok, da dove si andrà? Qua c'è una strada? Credo di sì. Questi vanno da tutti, probabilmente. Ok, ma tutti. Qua c'è da arrampicarsi. Come si fa? Salto? Ok, semplicemente. Ok, molto, molto intuitivo comunque come gameplay per il momento, eh. Guarda! Sono navi lupo. Navi lupo? Nuova informazione aggiunta al glossario. Ci sarà una spiegazione su cosa sono queste navi lupo. Ok, mi devo arrampicare da qua. Ok, ah, è di lato! Poi qui scendi, o meglio, ti sposti di là. Vai ancora... Bellissimo così! Bellissimo. Qua c'è da staccarsi. Mi sono staccata troppo. Ok. Ok, da qua si prosegue. Guardate, non è intuitivissimo, il modo in cui scende, però mi piace molto.
Questo invece sì. Ci si può spostare di lato. Perfetto. Posso fare anche tutto il giro per scendere così. Ok. Perfetto. Oh, e accadi. Ok, così ci si stacca. Immagino di dover saltare qui davanti. Guarda che belli. Incagliati proprio. Ok. Let's go. Bellissimo qua. Guarda anche dall'alto. Su una nave lupo abbandonata come questa. Sì, mi ha detto che era vecchissima. Tipo dell'era della guerra delle tre sorelle. Era... L'era della guerra delle tre sorelle. Andiamo. Riesco ad andare di là? Sì, riesco. Ero un attimo preoccupata di non arrivare in fondo. Invece, eccoci qua. Rispuntiamo all'aperto. Questo cos'è? Cosa c'è? Il cibo? Cosa è? Boh, sono salita dentro al ceppo. Ok. Oh, ma cosa qua? Le barche tutte incagliate nel ghiaccio. Oh, oh. Willump, dove va? Chi ha trovato? Chi ha visto? Granchi. È impazzito. Impazziamo Willump tutto insieme. Ok. Procediamo. Propone. Beh, se hai voglia di perdere di nuovo. Cos'è, una gara a palle di neve? Cosa? Ho vinto le ultime 10. Vabbè, dimostramelo. Signore e signori! Signori! L'uno dei notai è Willump, l'ultimo dei biglietti di Oh, c'è delle barre della vita, eh? Ma come lancia palle di neve? Ai! Ok. Ma non si può tipo loccare su di lui? Le tira random. Io come faccio a prendere la mira? C'è tipo un tasto per centrare? A me non lo c'entra molto bene. So se sono io che sono un po' sdatta. Il che è molto probabile. Il che è molto probabile. Aia. Sì, ma non lo sbagliane qualcuna. Vado dietro al sasso. Non bello. Direi non bello questo combattimento. Più che altro non lo regolo benissimo con la visuale. Probabilmente per una questione di abitudine, perché la prima volta lo faccio. È castrato. Ma poi non so se c'è un tasto per correre. Non sto individuando. Io sto morendo intanto in tutto ciò. Molto bello. Io sono morta. Ma hai detto, guardalo! Com'è casato! Vabbè, GG, lo ammetto, non sono stata all'altezza. GG. Ma io non miravo bene. Okay. Vorrei il VAR. Le neve le sai lanciare, lo ammetto. Datemi il VAR. Un'altra battaglia a palle di neve come quella a Lockfar. Ma che carino. Io glieli distruggo tutti per punizione. Aia! Si è arrabbiato. Oh, io mi sono arrabbiata perché ha vinto a palle di neve. Ci posso fare. Penso fosse le cose più sdatte che ho mai fatto quella. Ma cosa che fa in posa? Prego. Possiamo procedere. O devo andare io prima? Ma tipo posso risalirgli in groppa? No, devo camminare per conto mio. Cosa c'è qua? Buona idea. Da lassù dovremmo poter vedere la montagna alata molto meglio. Cerchiamo di entrare. Che cos'è? Ah, gli ho tirato una palla di neve.
Ok, quindi io posso tirare comunque a prescindere le palle di neve da adesso. Ecco perché quel combattimento non è andato molto bene. Qua serve l'uno, perfetto. Scala al muro. Ah, io passo sui pezzetti di ghiaccio. Vediamo se riesco. Ok, perfetto. Quindi anche Nuno da solo riesce. Sì, magari non. Ma non ci arriva perché c'è tutti i rami nel mezzo. Ah, ma c'era. Ok. Ok, saliamo da qui. Grazie, Nuno. Non ci arrivavo io, arrivo. Ero un attimo stunnata. Andiamo. Ok, stava per crollare. Mamma mia, che paura. Oddio, oddio, che pelo. Eccomi, eccomi. Di qua c'è un simbolo strano. Vuoi lanciarmi lassù? Ok. Ah, guarda, c'è una grotta piccolina da cui Aspetta passiamo qui. noi. Indago. Boom e boom a quella sopra. Ma se ricostruiscono? Come facciamo a farli saltare tutti e due? Ah, ok, che Nuno vi fanno uno e quello l'altro, perfetto. Eccoci! Siamo di nuovo insieme! Possiamo andare! Possiamo andare di qua. Dobbiamo saltare lì davanti, mi sa. Andiamo un po' di Amico, rincorsa. voglio scegliere. No. No, non voglio scendere da Nuno. Ok. Niente, non potevo prendere la rincorsa, se no non scendeva. Oddio! Un'ansia! Guarda, ora la Un'ansia! caverna è più vicina. Deve essere una di quelle piante che crescono in fretta. Ma adesso ci arrivo? Oddio, forse sì. Ok. Ah, per farci avvicinare da quel lato lì. Quindi probabilmente la devo colpire ancora perché lì c'è un'altra pianta. Quindi se io la colpisco ancora. Esatto. Faccio così. Si muove. Ah no, mi deve lanciare qua a me. Ok. Possiamo usare quella Niente. trave di Avevo legno per ragionato in un modo, ma attraversare. no. Un coso che fa boom. Un coso che fa boom. Ah, perché così almeno da qui noi passiamo. Mi serve di girare l'altro. Serve un attimo di girare l'altro ancora. Ok, ora. Ok. A parte che di allineato c'è ben poco, sinceramente. Però ci possiamo provare così. La vedo un po' dura. Questo va così, perché ci va proprio perfetto. Non riesco a raggiungerlo. Dobbiamo girarlo un po' di più. Pure volà di sotto. Non riesco, possiamo usare quella trave di legno per attraversare. Allora, no, in realtà ha tutto molto senso. È che Nuno deve Un salire coso lì che fa sopra. boom. Se
se non usa lì sopra è fatta. Quindi, allora facciamo, meglio no, se Willump sale lì sopra mentre noi siamo qua, forse è la cosa migliore. Così. Perfetto, qui ci siamo. Let's go. È qua, mi deve salire Willump. Sali sopra. Bravissimo. Bravissimo Willump. E ora? E mo. Ecco qua. Ecco qua. Ora. E distruggiamo quello. Ma dei poro! Ciao! Ci sono i poro! Non che mi stupisca, visto che sono abituato a fare Aram, però insomma. Ma che bellini! Ma vengano con noi? Venite, amici! Andiamo! Non riescono a salire. Bello qua. Vai, non puoi. Cioè, Willump, portami sopra te. Let's go. Siamo vicinissimi. Oh mamma mia. Panico. Panico totale. Fico. Fico. Andiamo. Cosa pensi che sia, Willump? Il cuore del blu. Forse è il cuore. Bella domanda. È seppellito sotto il ghiaccio e non ha mai smesso di battere. Chi lo sa? Vediamo, vediamo. Di qua, Willump. Guarda. Io andrei di qua. Poi fai tu, Willump. Però guarda che bello che è qui. Wow. Ah! Questo sì che è un panorama. Sì, non ho mai visto questi colori nel Freljord. No, che bello che è. Bellissimo. Ma lì ci arriviamo? Cioè, tu bevi, però... Siamo bloccati. E adesso? In acqua immagino di non poterci andare, vero? Già. Niente acqua. Wow. Questo sì che è un panorama. Sì. Non ho mai visto questi colori nel Freljord. Che bello. Magari ci possiamo arrampicare. Hai sete, eh? Siamo bloccati. E adesso? Ma? Ok. Ha fatto tutto lui! Giusto! Puoi fare dei banchi di ghiaccio! I banchi di ghiaccio! Vabbè, geniale! Bellissimo! Let's go! E si prosegue. Oh, che carini! I fiori sono esplosi! Uè, eccoci! Ecco. Ehi! E me? Ah, io di qua. Quello per i bambini, accanto. Si sta riposando? Mentre mi aspetta? Dobbiamo attraversare. Ok.
Andiamo qui. Si vola! Se era un si balla citazione a Ezreal sarebbe stato ancora più bello. No, io non ci posso andare, che devo andare di là. Cosa ti sembra? Funziona! E di là come... Non è che ci devo salire sopra io a sto coso. No, non lo vedo nemmeno molto portato nel colpirlo. Cosa ti sembra? Seguo da di qua, ok. Come... Probabilmente colpendolo tanto lo spingeva ad andare di là. Mi sembra si stia avvicinando sempre di più, quindi continuo a fargli pressione con le mie palle di neve. Ci siamo quasi. Vediamo se ha un qualche effetto. Ok. Ok. Top. Mi lancio? Ah no. Perfetto. Freddi come Anivia. No vabbè. Queste cheat bellissime. Andiamo. Su. Su. Di lato. Mamma mia, che angoscia. Non posso saltare da qui, Willump. Fammi esplorare un po'. Ok. Eccoci qua. Boom. C'è un buco? Ok. Willump! Willump, mi senti? Non mi sente. Sono solo. Sono rimasta da sola. Beh, Nuno, tira fuori il coraggio. Perché è cambiata la musica? Ne siamo finiti? Oh. Avevo percepito c'era un mood diverso. Oh mio Dio. Non penso di poterci combattere con le palle di neve, vero? Esatto. Aiuto! Aiuto! C'è un lupetto che mi insegue! Willump! Aiuto! Aiuto! Eccolo, è arrivato a proteggermi! Ok, quindi posso tirare le schiaffettate al lupo. Bam! Accidenti! Schivato. Oh, ok, ce l'ha una vita. Non moriva più. Boom. Ma è ancora vivo. Devi insegnarmi a ruggire così. Oh, vabbè, bellissimo. Quel lupo dei ghiacci era diverso. Non trovi? Ma che fico il combattimento. Mi ha colto di sorpresa. Fichissimo. Quella roba scura che aveva sopra. Beh, sono felice che tu mi abbia trovato. Bellissimo. Comunque io direi, questo piccolo incipit iniziale è stata una grandissima figata. Sia il design grafico l'avevo già un po' visto durante i trailer e mi aveva subito colpito, però devo dire che le ambientazioni sono molto molto belle. E però mi piace anche molto il gameplay, cioè combina bene il classico avventura barra esplora con anche un combattimento che è molto figo in realtà. Quindi mi è piaciuto tanto e io sono molto soddisfatta e non vedo l'ora di continuarlo. Questo era il primo incipit, perché quando uscirà questo video
Io sarò a fare i preparativi per Lucca Comics perché sarò lì tutti i giorni dal 1 al 5, quindi se vi piace fatemelo sapere nei commenti che lo continueremo una volta che sono tornata, portandolo sicuramente appunto in live sul sito Viola e magari caricando i momenti più belli anche qua su YouTube. Io vi ringrazio per averlo guardato qua con me, spero vi sia piaciuto, io mi sono divertita un sacco, vi invito a iscrivervi al canale, passate a seguirmi su tutti i social che trovate in descrizione e niente, ci vediamo nella prossima avventura nel Freyjord se appunto volete una sorta di parte 2. Grazie per essere stati qui con me e fatemi sapere nei commenti che ve ne pare. Ciao!